Ecco, vediamo di classificare le particelle che abbiamo visto, più o meno sono state scoperte fino ad ora. C'è una grossa classificazione che le divide tra fermioni e bosoni. I fermioni sono particelle che hanno spin semintero, i bosoni invece hanno spin intero. I fermioni obbediscono al principio di Pauli che dice che soltanto una particella può stare in un determinato stato quantico e quello che viene anche applicato negli atomi per formare la tabella periodica degli atomi. I bosoni invece possono stare un numero qualsivoglia nello stesso stato quantico. Un'altra classificazione importante tra leptoni e adroni. I leptoni per il momento sono gli elettroni, il positrone, i muoni, i relativi neutrini, poi ci si aggiungerà la particella tau, non sono né completa questa tabella di particelle. Interagiscono per interazione elettromagnetica e debole, mentre invece gli adroni interagiscono anche per interazione forte. Infatti, i protoni e i neutroni nel nucleo si attirano, per esempio, e stanno uniti per l'interazione nucleare forte. Gli adroni a loro volta sono divisi in barioni e mesoni. I barioni hanno spin semintero, quindi sono dei fermioni, i mesoni invece hanno spin intero e quindi sono dei bosoni. Si scopre che ci sono delle leggi di conservazione dei decadimenti. Nei decadimenti innanzitutto si devono conservare la massa, la carica e lo spin, ma si incontra anche sperimentalmente che si sono dovuti introdurre dei nuovi numeri quantici che si conservano appunto nei decadimenti. Per esempio, nel decadimenti che coinvolgono i leptoni sono stati introdotti dei numeri leptonici, uno muonico ed elettronico separato, che vale più 1 per l'elettrone per il muone negativo, i relativi neutrini, meno 1 per le antiparticelle e 0 per le altre particelle, come per esempio i barioni, che occorre che si conservi, quindi prima del decadimento e dopo il decadimento, il numero leptonico, muonico ed elettronico deve essere lo stesso. Anche il numero barionico si deve conservare. Questo numero barionico vale più 1 per i barioni, meno 1 per gli antibarioni e 0 per tutte le altre particelle. Quindi quello che non può succedere è, per esempio, che un protone decade in un positrone più un neutrino, perché il protone ha un numero barionico più 1 e non ha un numero leptonico, mentre il positrone ha un numero leptonico che vale meno 1, e il neutrino anche ha un numero leptonico che vale più 1, e quindi insomma non hanno un numero barionico, quindi questo non può succedere anche se la carica, per esempio, si conserva. È stato scoperto poi anche che un altro numero quantico che si chiama stranezza, e questo è stato scoperto vedendo come studiando la particella lambda. La particella lambda viene creata da un pione e un protone mediante l'interazione forte e non è mai disgiunta da un'altra particella, viene sempre prodotta accoppiata con un'altra particella, come per esempio la K0. Poi la lambda decade nelle stesse particelle da cui è stata creata, però per interazione debole, e la K0 invece decade in due o tre pioni. E questo era strano, cioè quello che era strano è che un pione e un protone producessero una lambda per interazione forte e la lambda decadesse per interazione debole. È stato introdotto un numero nuovo quantico chiamato stranezza, che vale più 1 per la lambda meno 1 per la K, e che si deve conservare tutte le volte che il decadimento
nel decadimento interviene l'interazione forte. Quindi in questo caso abbiamo che la stranezza di queste due particelle è 0 e questo anche perché più 1 meno 1 fa 0. Qua invece vedete che abbiamo un più 1 e qui abbiamo 0, la stranezza non si conserva, però l'interazione non è forte, è debole, quindi può non conservarsi. La stranezza si deve conservare solo quando le interazioni sono forti. Quindi, insomma, all'inizio degli anni 60 si iniziavano a conoscere un po' di particelle e sono state messe in ordine, sono state costruite delle tabelle per i barioni di spin 1 mezzo e spin 3 mezzo e per i mesoni di spin 0 e spin 1. Vediamone alcune, per esempio questa è la tabella di mesoni a spin 0, si chiama un ottetto, e su queste linee verdi vedete la stranezza, tutte queste particelle hanno la stessa stranezza 1, 0, meno 1, e invece sulle linee azzurre vedete che sono raggruppate per carica, qui abbiamo i pioni, le particelle K0 che sono dei mesoni a spin 0, poi vediamo il barione a spin 1 mezzo e troviamo il neutrone e il protone, anche qui vedete il raggruppamento per stranezza e il raggruppamento per carica. Qua c'è la lambda 0 che, come sapete, come abbiamo visto, aveva stranezza meno 1. E la tabella dei barioni a spin 3 mezzi, questo è un annuncio che è un decupletto, però attualmente ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 particelle. Qui vedremo che ne manca una che avrà stranezza uguale a meno 3 e vediamo un po' come è stata individuata. Quindi all'inizio degli anni 60 queste tabelle piuttosto regolari lasciavano intendere che le particelle non fossero elementari, ma fossero composte da altre particelle. Quindi Gell-Mann e Niemann ipotizzarono che fossero costituite da tre quark, up, down e strange, e dai relativi antiquark. Predissero l'esistenza della particella omega meno, che era una particella che doveva essere costituita da tre quark strange e avere stranezza meno 3. E nel 1974 fu scoperta una particella JC, per la quale si dovette ipotizzare l'esistenza di un nuovo quark chiamato Charm, e poi nel 1977 una nuova particella Ypsilon fece introdurre il quark bottom. Nel 1995 fu scoperto il quark top, quindi sono sei quark top. Qua vedete la particella omega meno nel decupletto che è stato completato. Questi sono i quark osservati. Vedete che man mano la massa dei quark aumenta, quindi il quark up è 2 MeV, 5 MeV, 95 MeV, poi passiamo ai GeV, 4 GeV, addirittura 171 GeV. Quindi per scoprire quark più massivi ci bisogna avere gli acceleratori sempre più potenti per avere più energia in gioco, e tramite la legge E uguale a mc quadro creare particelle sempre più massive. Osservate che la carica elettrica è frazionaria, è 2 terzi meno un terzo, 2 terzi oppure meno un terzo. I quark sono dei fermioni, quindi hanno spin, vediamo se no, qui non era scritto, hanno spin 1 mezzo, ce ne sono di 6 tipi, e a gruppi di 3 formano i barioni, un quark e antiquark formano i mesoni, i leptoni invece sono particelle elementari. E la cosa particolare è che non si riescono a trovare i quark da soli, quindi si pensa ci sia un meccanismo di confinamento che fa sì che i quark siano delle particelle che non possono uscire dalle particelle di cui che costituiscono, e quindi non si riesca a osservarli liberi. Vediamo qua come sono composti. Per esempio, i barioni, avete il protone costituito da due quark up e un down, e la carica è 2 terzi meno un terzo fa 1, e il neutrone invece un up e due down, quindi 2 terzi meno un terzo fa 0. Qui vedete la lambda 0 che è composta da un quark up, un down, un strange, la omega meno
tre quark strange che mancava. E qui invece vedete i mesoni. I mesoni sono composti da un quark e un antiquark, e a parte appunto i pioni di cui abbiamo parlato, la K0, vedete la JC che è composta da un charm, un anticharm, e la Y da due bottom. Parliamo adesso delle interazioni fondamentali. Le interazioni fondamentali sono quattro e sono l'interazione forte che si ha tra i quark e quindi di conseguenza anche tra protoni e neutroni, ed è quella che tiene insieme i nuclei. Quella elettromagnetica che, come sapete, è dovuta alle cariche elettriche, quella gravitazionale che tiene insieme l'universo e che è legata alle sue, a cui sorgente sono le masse, e quella debole che si ha invece ogni volta che si ha un decadimento beta, quindi per esempio un neutrone che si trasforma in un protone più un elettrone e un neutrino. La forza elettromagnetica, adesso, ecco, quello che dobbiamo fare adesso è ripensare al concetto di forza. Se noi siamo arrivati al punto in cui nel 1800 è stato introdotto il concetto di campo e quindi una carica, insomma, una particella sente una forza perché è immersa nel campo generato da un'altra particella. Adesso invece, grazie all'elettrodinamica quantistica, pensiamo alla forza in altro modo, cioè pensiamo che un elettrone sente una forza, la forza elettromagnetica dovuta all'altro elettrone, perché si scambiano una particella che in questo caso è un fotone, che è la particella mediatrice. La forza elettromagnetica ha un raggio d'azione infinito, così come quella gravitazionale. La forza debole, che appunto mi ha detto che è quella responsabile del decadimento beta, ha delle particelle mediatrici che sono massive, al contrario dei fotoni, e si chiamano W più o meno e Z. Dalla fine degli anni 60 fu proposta la teoria elettrodebole che unificò la forza elettromagnetica e quella debole, così come Maxwell a suo tempo unificò la forza elettrica e la forza elettromagnetica. Nel 1983 Rubbia, a capo di un gruppo di ricercatori al CERN, scopre le particelle W più o meno Z, confermando la teoria elettrodebole, e vince per questo il Nobel della fisica. La forza nucleare forte agisce tra i quark. Le particelle mediatrici dell'interazione forte si chiamano gluoni e si ritiene che non abbiano massa. Glu vuol dire colla. C'è una teoria che è stata sviluppata per spiegare la forza nucleare forte che si chiama cromodinamica quantistica perché associa ai quark dei colori e quindi anche i gluoni trasportano dei colori e degli anticolori. E l'interazione forte che si osserva tra i quark in scala più grande tra i protoni e i neutroni ed è forte, nel senso che è 100 volte più forte della forza elettromagnetica, altrimenti chiaramente i protoni non starebbero insieme nel nucleo, ma verrebbero respinti. La forza gravitazionale, quella che è stata scoperta per prima da Newton nel 1687, ha un raggio infinito, è quella che tiene insieme l'universo, però non è attualmente, c'è un'ipotetica particella mediatrice di campo che si dovrebbe chiamare gravitone, dovrebbe avere massa zero e spin pari a 2, però non è stata ancora osservata. Non è stata ancora osservata. Il modello standard è la teoria fisica che descrive appunto le tre delle quattro forze fondamentali, cioè le tre forze, esclusa quella gravitazionale, e spiega anche le particelle elementari. È stato sviluppato negli anni 70 e ha avuto un sacco di molti successi, nel senso che sono stati predetti, per esempio, l'esistenza dei bosoni WZ, del bosone di Higgs, di cui parleremo. È diventata una teoria ben verificata. Adesso vedremo quali particelle prevede il modello standard.
Dice che tutta la materia appunto è formata da particelle elementari di due tipi, quark e leptoni, quindi vediamo, ecco, questo è il modello standard, quindi avete che le particelle di materia sono 6 quark e 6 leptoni, e quelli di generazione superiore decadono, sono instabili, decadono in quelli di generazione inferiore, mentre queste sono le particelle stabili. Accanto a queste particelle di materia ci sono i bosoni, che sono le particelle mediatrici di forza, che sono il gluone, mediatore della forza forte, della forza elettromagnetica e della forza debole, e il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è un bosone massivo, addirittura 125 GeV, fu teorizzato nel 1964 e rivelato nel 2012, più nella terza parte parleremo di come è stato rivelato, ed è una particella mediatrice di un campo di Higgs che dovrebbe permeare l'universo conferendo massa alle particelle. Praticamente le particelle se interagiscono con il campo di Higgs, acquistano una massa, più interagiscono, maggiore è la massa che acquistano. Se invece non interagiscono e attraversano il campo più velocemente, rimangono più leggere, come ad esempio, gli elettroni. Il modello standard non è però una teoria che spiega tutto. Ci sono dei problemi. Innanzitutto non spiega cos'è la materia oscura, poi sono da considerazioni che si possono fare di cosmologia, si sa che ci si aspetta che la materia del modello standard costituisca solo il 5% di tutta la materia osservata, quindi c'è tanta materia oscura e anche energia oscura nell'universo e quindi spiega solo il 5% della materia. Non si capisce cosa sia successo all'antimateria dopo il Big Bang, perché in teoria la materia e l'antimateria viene creata a coppie. Poi non unifica la forza elettrodebole con la forza forte, e in questo ci sono delle teorie della grande unificazione in fase di sviluppo, però per verificare queste teorie servono gli acceleratori di particelle energie elevate, che in questo momento non sono disponibili. E inoltre bisognerebbe includere anche la forza di gravità, ma al momento attuale non c'è una teoria che unisca la meccanica quantistica e la relatività generale in un'unica teoria che sia compatibile con il modello standard.